mancava solo lei dal segmento delle SUV medie premium. Devo dire che però alla fine è stato un gran bel debutto in società. Voi cosa ne pensate? A cominciare proprio dalla linea, e lo vedete. Il cofanone è bello lungo, le spalle sono larghe, l'altezza da terra poi è bassa, siamo sotto il 1,70 m, e poi abbiamo una coda quasi da coupé. Beh, ma com'è fatta dentro la Jaguar F-Space? Beh, devo dire proprio bene, mi ha convinto. Bella la pelle, ovviamente, i materiali, l'accostamento tra plastica e pelle. Insomma, in buona sostanza, tutto è ben studiato, tutto è assemblato con cura e regala una bella sensazione di robustezza. Particolare, ovviamente, classica firma Jaguar, il tunnelone centrale con il pomello del cambio che viene su. L'unica cosa, forse un po'... una piccola nota stonata in un quadro sicuramente da riferimento è la plastica della parte bassa della plancia, che sinceramente mi sarei aspettato di una fattura un pelo migliore. Beh, anche l'abitabilità posteriore non è male, e questo perché le dimensioni, siamo sui 4,73 m circa, la pongono a metà strada fra le più grosse concorrenti come per esempio l'X5 o la GLE. Però la pongono, diciamo, su un gradino più alto di quelle che sono poi le sue dirette concorrenti come la Audi Q5 o la Porsche Macan. Ecco perché quindi dietro devo dire che si sta molto bene, lo spazio che ho tra le mie ginocchia e i sedili è abbondante, e anche sopra la mia testa, come potete vedere, di spazio ce n'è. Ecco, forse, visto il tunnel centrale, direi che diciamo la configurazione più comoda è in 4 passeggeri, perché un quinto, come vedete, ci sta comodo. Il sedile non è neanche troppo rigido al centro, però è purtroppo, diciamo, un po' impicciato da questo tunnel, che in effetti è parecchio ingombrante. Poi comunque troviamo, visto che di Jaguar si tratta, bacchette d'aria posteriori e anche in questa versione il riscaldamento dei sedili. Capitolo bagagliaio. Ebbene, la Jaguar F-Pace non delude. Il vano è di ben 650 litri che arrivano fino a 1740 reclinando i sedili. Il piano di carico si può scegliere fra moquette o gomma, mentre lo schienale si può ripiegare tramite due comode leve vicino al portellone. Mi è piaciuto anche lo schermo da 10,2 pollici al centro della plancia. Come il tablet di casa, è veloce e reattivo al tocco del dito. Facili anche i menu divisi per colori e aree. Già che parliamo di schermi, è doveroso sottolineare che anche la strumentazione della F-Pace è totalmente digitale. Lo schermo a colori da 12 pollici è sempre chiaro e leggibile in ogni condizione di luce, anche se meno personalizzabile di quello della concorrente dai 4 anelli. Capitolo motore. Beh, io ho scelto per questa prova il propulsore che probabilmente in Italia, anzi sicuramente in Italia, farà la parte del leone, ovvero il 2000, 4 cilindri, diesel, da 180 cavalli. Beh, ho scelto questo motore perché in effetti, vista anche la mole, vista anche la presenza su strada, no, quasi sportiva, della Jaguar F-Pace, mi piaceva capire se effettivamente un 4 cilindri 2180 cavalli potesse regalare anche quel piglio sportivo che non guasta mai e che anzi ci deve essere. Beh, la risposta è sì, riesce ad erogare una coppia bella generosa, già a basso numero di giri, 1750, di 430 Nm. Il dato è già abbastanza rilevante. Detto questo, il diesel da 180 cavalli offre anche un bel piacere di guida, soprattutto in autostrada, quando a velocità costante non si sente praticamente il rumore del motore, molto ben filtrato devo dire, per cui si viaggia nel silenzio più totale. Ho tra l'altro la versione con il cambio automatico ZF 8 rapporti, un cambio che conoscevo già, che mi è capitato più volte di provare e che ancora una volta devo dire fa il suo bel lavoro. Funziona bene, è pronto, veloce, pure non essendo un doppia frizione ma un automatico classico, asseconda molto bene la coppia generosa di questo propulsore, per cui si viaggia con un filo di gas già nella marcia alta, veramente molto piacevole. L'impressione che ho avuto è di una macchina, anzi di un SUV, che ama le curve, perché l'ingresso è veloce, pronto, lo sterzo reagisce molto bene e soprattutto il telaio sportivo
Asseconda molto bene la guida, diciamo, impegnata, per cui la vettura si corica poco, senti poco il rollio, insomma è una degna rivale della Porsche Macan. La parentela con Range Rover non poteva che farsi sentire quando si lascia l'asfalto. Con un'altezza da terra di quasi 22 cm, la Jaguar F-Pace ha una capacità di guado fino a 52 cm di altezza, valore di tutto rispetto. A questo si aggiunge la trazione integrale, che può trasmettere fino al 50% della coppia alle ruote anteriori in caso di slittamento di quelle posteriori.